Allora, si comincia con l'avvocato Angiolini, con la polemica di Salvini, che dopo la manifestazione di Bologna, in virtù del poliziotto ferito e dei tre fermati rilasciati immediatamente, ha detto: questo Stato mi fa schifo. E su questo condivido, perché questo Stato fa schifo anche a me. Però giustamente l'Associazione Nazionale Magistrati mi ha fatto sapere: guardate che il magistrato che li ha scarcerati ha applicato le leggi che avete fatto voi. Bravo, è questo che io volevo dire. Sbaglio? No, non sbagli. Cioè, invece di prendersela con i magistrati, allora qui bisogna chiarire una cosa: che i magistrati sono chiamati ad applicare la legge. Quindi, se la legge prevede che quando che dei teppisti in questo modo vengono fermati e la legge stabilisce che poi devono essere rimessi in libertà fino al momento in cui ci sarà processo, il magistrato non li può tenere in galera, li deve rimettere in libertà. Così anche, e mi allaccio alla questione dell'eccesso di legittima difesa, è inutile che noi ce la prendiamo con i magistrati che applicano la legge. Che cosa dice l'eccesso di legittima difesa? Che la difesa deve essere proporzionata all'offesa. Quindi, se un delinquente ti spara, tu hai diritto di sparargli e di ammazzarlo. Se un delinquente è disarmato e tu gli spari, quello è omicidio volontario. Ma questo lo stabiliscono le leggi. Allora io dico, tutti sanno come la penso io sono una donna di centrodestra e non di sinistra, però devo anche fare un appunto alla mia parte politica, perché sono stati Berlusconi, allora c'era Bossi, quindi il centrodestra nel 2008 ha avuto una maggioranza in Parlamento eccezionale, assoluta. Perché non ha cambiato queste leggi? Perché non ha cambiato la legge sull'eccesso di legittima difesa? Perché non ha fatto delle leggi perché che tutelassero maggiormente tempo a trombare, bravo, che tutelassero maggiormente le forze dell'ordine? Perché non hanno fatto la legge sull'omicidio stradale, che purtroppo, d'ortocordo, devo riconoscere che la sta facendo il Parlamento sotto Renzi? Perché non ne sta con tutti i ragazzi che sono stati falciati, ammazzati, i giovani, dagli ubriachi, da quelli e da quell'altro? L'omicidio volontario non c'è, è omicidio colposo, e quindi questi dopo un poco vanno al giro. Allora l'opinione pubblica la deve smettere di prendersela con i magistrati. La mia non è una difesa dei magistrati, perché anche tra i magistrati, come in tutti i settori della pubblica amministrazione, c'è chi fa il suo dovere e lo fa bene e c'è chi non lo fa o lo fa male. Ce la dobbiamo prendere con i parlamentari, che sono anni che stanno lì in Parlamento a prendere gli stipendi e curano solo i loro interessi? Questa è la verità. E soprattutto i politici di ora, certo, anziché perdere tempo a chiacchierare delle adozioni tra dalle famiglie, bravo, gay, unioni civili, oppure da dare scitti a Finocchi o da... no? Sì, ma no, il concetto è questo. Hai semplificato, perché, ma il concetto è giusto, questo. Giusto, far allevare in cito a Finocchio, io la penso potrebbero, giusto, io mi auguro che il Papa, che è oggi a Firenze, sì, gli svegli. Lo sai che sta, il Papa, visto, è così, è alla mano, no? Sì, anche il Papa ce l'ha dei bei problemi. È arrivato e ha detto, ciao Buaioli. Fatta anche bene, fa sentire che parla il Fiorentino, scarellato. Arrivederci.